Sono qui per quella stanza in affitto. Tu sei Frank? Sì. Entra, ti stavo aspettando. Sono vedova. Da quando mio marito è morto, cerco qualcuno per affittargli la sua stanza. Ah, sì, ho visto là fuori. C'è bisogno di un uomo che dia una mano. Sì, l'uomo giusto può cambiare tutto, da questa parte. Come ho detto al telefono, potrai usare la cucina, ma non sopporto radio ad alto volume o dischi o roba del genere. Va bene. Questa è la camera. Guarda, guarda pure. Dimmi se ti piace, poi ne riparliamo. Grazie. Scusami un momento, ho da fare in cucina. Mettetemi una giacca. Perché? Ho rintracciato la cappa. Davvero? E dove? In una casa a Bay Street. Come fai a saperlo? Ho consultato il nostro registro. Fu venduta a un certo Peter Simmons. Sono andato all'archivio comunale. Esiste un solo Peter Simmons, morto alcuni anni fa. La sua vedova Mary ha cambiato abitazione, ma io l'ho rintracciata. Nel suo giardino c'è un cartello: affittasi stanze. Ma allora posso andare io ad affittare quella stanza? Esatto. Io sarò tuo zio e Mickey tua sorella. Non posso andare ad affittare la stanza da solo? Non quando c'è in ballo una cappa che è carica di maledizioni.
Mi dispiace, scusi. No, non devi preoccuparti. Questa cappa era del mio ultimo marito. Ho sempre sperato di trovare l'uomo giusto. Un uomo che riuscisse... Io non ho mai avuto molta fortuna con le donne. Ah, sapessi con questa come sei attraente, Frank. Sapevo che l'uomo che avrebbe indossato la cappa sarebbe stato quello con cui avrei diviso la mia vita. Hai stabilito quali sono i poteri della cappa? Non del tutto. So solo che chi l'indossa diventa irresistibile per le donne. Allora non è così pericoloso. No, in sé non lo è. Ma nelle mani della signora Simmons può diventare addirittura letale. Non hai detto che il marito è morto? Sì. E allora cosa potrebbe farsene della cappa? Andiamo là per saperlo, Mickey. Ascolta. Tu e io saremo insieme in ogni momento. Con questa cappa noi troveremo l'immortalità. Con i poteri di questa spilla potremo viaggiare attraverso il tempo. Ma il tuo sangue con il mio sangue dovranno congiungersi per sempre. Se è lei che è in possesso della cappa, non la cederà tanto facilmente. Tra un istante sarai diventato uno di noi. È un vampiro! Levagliela di dosso! Allontanati da lui, Mickey! Smetterai alla cappa! Non ci riesco! La cappa! Ma dove siete? Non lo so! Leggete l'Herald! Il meglio della stampa! Il panfilo della regina affonda al largo delle coste della Scozia! Dove siamo? Siete stranieri! Dove? Cosa? Londra, 12 marzo 1875. Costa 2 pence, amico. 25 cents, vanno bene? 25 che cosa? Insomma, i 2 pence ce l'hai o no? Stranieri, accidenti. Comprate tutti l'Herald! Comprate tutti l'Herald! Il panfilo della regina affonda al largo delle coste della Scozia! Leggete l'Herald! Leggete l'Herald! Amici, che succede? Avete bisogno di qualcosa? Mi sono permesso di chiedervi questo perché mi siete sembrati un po' a disagio. Ecco, noi veniamo da lontano. Ah, adesso ho capito tutto. Voi siete gli attori di qualche teatro ambulante, è vero? Temo che siamo più spaesati di quelli. Veniamo dagli Stati Uniti. Stati Uniti? Dall'America. Dall'America, davvero? È proprio un lungo viaggio. Non sapevo che arrivassero delle navi prima della prossima settimana. Non siamo venuti con la nave. Non siete? No. E allora come avete fatto ad arrivare fino a qua? Una specie di volo. Di volo? È una lunga storia. Le storie, se sono lunghe e interessanti, mi interessano sempre. Mi piacerebbe molto fare lo scrittore. Il mio nome è Abraham. E questa è mia moglie Kathleen.
Molto lieta. Ci siamo appena sposati. Io sono Ryan e questa è mia cugina Mickey. Mickey e Ryan. Sono due nomi irlandesi, o sbaglio? Senti, per favore, sapresti indicarci un posto dove potremmo alloggiare? Oh, dipende dal tipo di sistemazione che state cercando. Economica, molto economica. Non abbiamo soldi. Allora noi abbiamo il posto per voi, non è vero, cara? Dove? Ma come dove? A casa nostra, naturalmente. Andiamo, andiamo, venite con noi. Avete voglia di divertirvi, amici miei? Davvero? Sono due scellini, avanti! Togliti dai piedi! Troverò di meglio. Ho passato delle serate peggiori di questa. Che cosa vuoi? La prego. Deve aiutarmi. Cosa? Venga con me. Mi perdoni. Ho bisogno di sangue. Devi avere un po' di pazienza. Scusate se la casa è in disordine. Da pure a me. Ah, grazie. Non preoccuparti, vedessi la nostra. Ci siamo trasferiti qui appena sposati. Vero, amore mio? Ha ragione, da circa un mese. Io so esattamente da quanto tempo. Sono 36 giorni, 17 ore e 27 minuti. È il conto esatto. Non vivevate assieme prima di sposarvi? Ma che stai dicendo? Come puoi pensare una cosa del genere? Usano fare queste cose in America. Beh, a volte le coppie si mettono insieme prima di sposarsi. È una specie di prova. Ci sono delle usanze veramente strane in America. Tutto bene? Una prova di che cosa? Una prova per vedere se sono più o meno compatibili. Ah, io non ho avuto bisogno di prove. L'ho capito dal momento che l'ho vista. L'ho amata e ho desiderato sposarla. Naturalmente c'era un piccolissimo problema. Suo padre non voleva proprio saperne di me. Allora siamo scappati assieme. Lo facciamo anche noi. Mickey. Mickey. Qualcosa non va? Non va. Qualcosa non va. Ci siamo ritrovati a Londra
Nel 1875 e tu mi chiedi se c'è qualcosa che non va. Ci sono già capitate cose del genere? No, erano un pochino diverse. Che fine faremo? Avanti, dimmi come faremo ad uscirne. Io penso che sia successo per colpa della cappa. Di quale cappa state parlando? Una cappa che ha addosso il vampiro. Il vampiro? Non mi dite che voi americani credete ancora a queste cose. Se non riusciamo a recuperarla, quella cappa, dovremo restare qua per il resto della vita. Non vi preoccupate, voi siete i benvenuti e potete restare qui finché volete. È molto gentile da parte tua, Kathleen, ma non è proprio questo il punto. Sento molto stanca, Ryan. È stata una giornata lunga. Cent'anni. Stai facendo? Dove vai? Lo vado a cercare, dobbiamo trovarlo. Adesso? Di notte? Sta tranquillo, tu dormi. No, no, tu non ragioni. Sono io che non ragiono. Io ragiono perfettamente e so che dobbiamo trovare la cappa. O restiamo qui per sempre. Ma possiamo farlo anche domani, no? Domani può essere troppo tardi. Miki, che cosa ti sta succedendo adesso? Ti rendi conto con chi abbiamo a che fare? È un vampiro! Non si può andare a caccia di vampiri di notte. Bisogna andare a cercarlo di giorno, quando dorme. Non ho paura. Lo so, ed è proprio questo che mi spaventa. Miki, ma che cos'hai, eh? Rispondi. Non ho niente. Non mi piaci quando fai così. Non devi agitarti tanto. Io non ti permetterò di uscire sola, di notte, in una città straniera, indietro di un secolo, a caccia di qualcosa che può essere molto pericoloso. Tu non sei il mio guardiano. Se voglio uscire da sola, io esco, capito? Lasciami in pace. Io esco perché sono perfettamente in grado di badare a me stessa. Miki, tu non vai in nessun posto. Ehi voi! Che c'è? Cos'è accaduto? Hanno assassinato una donna dalle parti di Avery Court. Assassinata? Sì, ha due piccoli buchi sul collo e non ha più una sola goccia di sangue nel corpo. Credi a me, questa può essere solo opera di un vampiro. Vengo con voi, amici miei, aspettatemi. Accidenti, questa cosa sta diventando sempre più strana. Comunque, qualsiasi cosa sia, è una storia molto interessante. Posso venire con te? No, tu devi restare qui. Aspettami, io tornerò il più presto possibile. Devo assolutamente vedere cosa fanno i nostri amici. Ti amo, Abraham! Sta attento! Dobbiamo trovarlo subito, altrimenti ucciderà ancora. Ha bisogno di sangue per vivere. Non crederai davvero che abbiamo a che fare con un vampiro? In nome di tutti i santi. E chi credi che abbia ucciso quella donna? Non le ha preso né denaro né altro. Le ha solo succhiato tutto il suo sangue.
Sto cominciando a pensare che voi americani siete tutti un po' fuori di testa. Dov'è Avery Court? È qua vicino. Venite, vi ci porto. Potrebbe essere stato chiunque o qualunque cosa. Come fate a supporre che l'abbia ucciso un vampiro? L'assassino potrebbe ancora essere qua intorno, vicino a noi, nascosto in uno di questi vicoli. Tu conosci qualche nascondiglio? Non vorrai mica scherzare. Sono una persona onesta, sai. Non passo la mia vita a nascondermi per i debiti. Ascolta, se vogliamo trovare quel vampiro, abbiamo bisogno di certe cose. Quali cose? Preghiere? Dell'aglio. Un paletto ben appuntito. Una lanterna. Non è possibile. Tu hai una fantasia più fervida della mia. Dei due dovresti essere tu a fare lo scrittore. Dar retta a me. Andiamo a prenderci. Qui non c'è. Dove altro possiamo guardare? Sì, c'è un posto laggiù. Andiamo. Qualcosa a muoversi laggiù! Sì, anch'io, andiamo! Qua giù c'è un vecchio deposito. Potrebbe essersi nascosto là dentro. È l'alba. Perfetto. E che importanza ha se è l'alba? I vampiri hanno potere soltanto di notte. Quando spunta il sole e la luce del giorno li colpisce, diventano vulnerabili. Se lui è là dentro, questo è il momento per ucciderlo. È là dentro. Sarà meglio che tu resti qui. Io vengo con voi. Aspetta, vado avanti io. Thank you.
Mickey è mia, adesso. Posso fare qualcosa per te? Vuoi una tazza di tè o qualcos'altro? Non ti sente. È sotto l'incantesimo. La cappa lo rende irresistibile. Allora, mi credi adesso? Io non so più a cosa devo credere. Da una parte la capisco. È amore come quello che io ho per Kathleen. Non possiamo fare niente per lei. C'è una sola cosa che possiamo fare per lei. Recuperare la cappa. È l'unico mezzo per averla e uccidere quell'individuo. Io vado fuori a cercarlo. Aspetta, vengo con te. No, questa è la mia battaglia. Mi interessa questa storia. Ti prego, sta attento. Dovresti conoscermi. Non sono un eroe. Sono solo uno scrittore e non ho il gusto della lotta. Ti amo. Ti amo anch'io. Tienila d'occhio. Sta attenta che non se ne vada, Kathleen. Pronto? Ho tutto quello che serve. Torneremo a casa presto. Vi prego. State attenti. Penserò sempre a te, amore mio. Muoviamoci finché c'è la luce del giorno. Non possiamo perdere. Siamo due contro uno. Finalmente l'ho trovata. È lei la donna con la quale dividerò l'eternità. Così bella, così fine. Devo rivederla. Devo. Oh! Che cos'hai, mia cara? Dimmi, cos'è che ti fa soffrire? Il mio cuore. Perché non preghi? Non ho mai visto un amore come questo. Che specie di incantesimo ti ha fatto? Dovrebbero già essere qui. Hanno detto che sarebbero tornati prima di sera. Mm.
Come mai ancora non si vedono? Si saranno fermati a bere. Sta venendo. Lo sento. Chi viene? Non viene nessuno. È solo la tua immaginazione. Ah! Oh, signore, aiutaci! Ha ucciso ancora. Deve essere tardi. Guarda, il sole è tramontato. Oh mio Dio, Mickey! Avanti, andiamo! Hai visto che cosa spaventosa? C'era una faccia dietro la finestra. Anche tu l'hai vista. Ma com'è possibile? Qua siamo al secondo piano. Devo essermi sbagliata. Dio mio! È sopra il tetto! Usciamo di qui! Se ne vada! Chi è lei? Ci lasci stare! Mickey non è sua, non può averla! La prego! Ci lasci stare! Cosa vuole? La prego! Levati di mezzo! Ci lasci stare, non abbiamo fatto la niente! Voglio. Non è sua! No! No! Lasciatemi passare! Ehi! Toglietemi di mezzo! No! Oh no! Abraham, vattene! Vattene! Lasciami solo con lei! Da quando voi due siete entrati nella nostra vita, tutto è andato alla malora! Ed ora guardate cosa avete fatto! Voi con tutte quelle maledette storie di vampiri! Vattene! Lasciami in pace! Ha ha ha!
Ed è pericoloso anche stare solo. Lo so, io ho paura di stare solo. Donna, ieri sera, oggi quest'anno. Non si sa più cosa fare. La polizia dovrebbe pattugliare tutte le strade. Ecco. Invece non può. Finalmente siamo insieme. Non devi aver paura. Non ti farò del male. Ho aspettato tanto prima di trovarti. Tu devi amarmi. Io sono l'unico che amerai per sempre. Come sei bella. Sei dolce e bella. Adesso, tu e io saremo insieme in ogni momento. Con questa cappa, noi otterremo l'immortalità. Con questa spilla potremo viaggiare attraverso il tempo. Ma il tuo sangue e il mio sangue dovranno congiungersi per l'eternità. Adesso basta, sono stufo di te. Sta a sentire. Qualunque cosa sia stata per te questa ragazza, adesso non è più tua. È mia. Mia, mia. Di le tue preghiere, mio giovane amico. Sarà l'ultima cosa che potrai fare nella tua vita. Maledetto, muori! Maledetto! Mi dispiace. Dispiace anche a me di averti accusato. Non ti ringrazieremo mai abbastanza per ciò che hai fatto. E per quello che hai sofferto. Ma ora dobbiamo andarcene, tornare nel nostro tempo. La pace sia con voi. Addio, Abraham. Addio. Sei pronta? Una goccia del mio sangue mescolato col tuo. Fatemi venire con... No, Abraham, resta qui. No. Il tuo tempo è questo, no. Il nostro mondo. Ti prego. Tu non lo capiresti. Addio. Addio, amico mio. Che diavolo è successo a voi due? È una storia lunga, stai bene? Sì, sto bene. La cappa, sei riuscita a prenderla? Non hai idea di quanto siamo andati lontano per prenderla. Dal vostro racconto sono riuscito a capire che siete stati nella zona di Whitechapel. Su, continua. Jack, tutto quello che ho visto è stato un orrendo seminterrato, un appartamento e delle strade molto luride. Descrivimi l'appartamento. Beh, era carino, strano. Privo di tutte le comodità moderne, naturalmente. Certo, parlami di quelle strade, Ryan.
Jack, sono stanco. Non sai cosa ho passato oggi. Dovreste vergognarvi. Siete stati in un altro tempo, in un altro luogo, e nessuno dei due ha osservato attentamente. Un viaggio sprecato. Abbiamo riportato la cappa, abbiamo riportato il diamante. Ti pare un viaggio sprecato? No, certo, Mickey. È giusto che siate orgogliosi di quanto avete fatto. È solo che io avrei tante domande, perché avrei qualcosa che dovrebbe interessare tutti e due. Sapete quell'uomo che avete conosciuto lì, quello che si chiamava... Abraham. E qual era il suo cognome? Non credo che ce l'abbia mai detto. Era uno scrittore, vero? Così diceva. E cos'è che scriveva? Romanzi, commedie, poesie. Di tutto, era uno scrittore. E avete detto che la moglie si chiamava... Kathleen. Kathleen. Era molto bella, vero? Bene. Ho il sospetto, da quanto mi avete raccontato, che possa essere l'autore di uno dei più grandi capolavori di tutti i tempi. E lo devo a voi. Parli di Abraham? Non sto scherzando. Che libro è? Dracula. Di Bram Stoker. Bram Stoker? Perché dovrebbe essere Abraham? Se non vado errato, Bram è l'abbreviazione che si usa per il nome Abraham. Potrebbe essere un altro. Oh, certo, Ryan. Ma leggi la dedica. A Kathleen, l'unica donna che amerò per sempre.